Diceva il saggio, quando sei diventato maestro in una materia, diventa subito allievo in un'altra. Ciao amici di Braccemi Ancora, oggi vi racconto la storia di Gianni Giardina, macellaio siciliano e componente della nazionale italiana macellai. Queste immagini che vedete sono state girate a Sacramento in California durante i mondiali di macelleria ed è qui, udite udite, che è stato nominato tra i 6 migliori macellai al mondo. Lui è un fico pazzesco e la sua storia va raccontata, per questo ho preso un aereo e sono andato a trovarlo nella sua macelleria di Canicattì in provincia di Agrigento. La vogliamo iniziare questa intervista o no? Mettiamo il telefono offline. Mettiti carino. Senti un po', quindi oramai ti sei reso conto, insomma, del successo. Piano piano. L'hai metabolizzato. Andiamo metabolizzando, sì. Guarda, che ci ho creduto. Avvicinalo alla camera. Ci ho creduto, ed è la verità. La prima immagine che ti viene in mente legata a questo mondiale a Sacramento. Il primo flash, pam! La carne appesa che aspettava. L'immagine impressa del mio tiradito. Ah sì? Appeso. Quella te la porterei sempre con te. Sudavi freddo, abbassi la testa e non senti più nessuno. Non senti il tifo, non senti... Senti solo e guardi solo i compagni che hai accanto per fare del tuo meglio. Poi no, fai il bello di fare le interviste in macelleria che accendono qualche macchinario che fa rumore. Ah. Ci sta. Però no, lascia acceso. Elencami un po' di elementi, di ingredienti che permettono a un macellaio di una piccola cittadina del sud di arrivare in cima al mondo. E dai, ma che ti viene in mente? Ambizione. Ambizione, ce la devi avere. Per forza, se no rimane il macellaietto di paese, non di città. Dedito e dedizione al lavoro. Ok. Ma deve essere anche umile. Ok. Umiltà di capire quando si sbaglia e quando è il momento di cambiare strada. Ok. Penso che siano gli ingredienti fondamentali per, okay, per andare avanti. Senti e guardare un po'. Sempre oltre. Guardare oltre. Cioè ti devi avere voglia. Sì, per forza. Perché se no resti statico. Non ti migliori. Bisogna migliorarsi. Non impari e non insegni in questo modo. Rimani quello che sei a vita. Diceva il saggio, quando sei diventato maestro in una materia, diventa subito allievo in un'altra. Ora tutto bello, quindi tu hai avuto questo riconoscimento, sei tra i 6 migliori macellai al mondo. Hanno detto così, cioè, hanno deciso loro, sì, e sì. Quindi noi... C'erano 12 giudici, no? Sì, erano... Cioè non è che te lo sei deciso da solo. Una giuria mondiale. Quindi insomma... Oltre che l'Europa, anche dal nuovo continente. Torni in Italia arricchito, no? Di spirito. Sì, di cultura, di spirito. Vedi, ti confronti. Arricchisci il tuo sapere prendendo spunto da destra, da sinistra, un'occhiata, chiedi e vedi che non si finisce veramente mai di imparare. Ma da questa esperienza che tu hai avuto sei arricchito solo il macellaio o sei arricchito anche Gianni Giardina come persona? No, diciamo che entrambe le cose. Te l'aspettavi? No. Sapevo che eravamo destinati ad arrivare sul tetto del mondo come squadra, essendo già in un mondiale, ma non mi aspettavo di arrivare veramente tra i migliori 6 al mondo. All'aspetto invece più difficile, quando siete stati negli Stati Uniti, no? Ci saranno stati momenti difficili di nervosismo. Che hai detto, ma chi mi ha fatto fa? Ah, no, cioè... vabbè. Allora, i momenti difficili, il pre-gara. Il pre-gara, perché sei teso. Però poi arrivi nell'arena, e chiudi gli occhi, tappi le orecchie e inizi. Il bello di fare le interviste con la saracinesca aperta è che entrano i clienti, no? Sì. Di fare giusto. Prendi un attimo i premi che ti hanno dato. Allora, sono 2, perché? Sì, sono 2 perché uno come miglior preparato di Agnello. Ah, avete vinto anche il miglior preparato di Agnello? Questo.
Il titolo è il, per la squadra, come okay. Veniva preparato da Agnello, e nello specifico è stato preparato da me. E ah, eccola qua. All-Star Team. Questo che ti posiziona tra i sei migliori macellai al mondo. Che figata. Dopo che sei diventato questo campione, sei stato a Roma e in Campidoglio. Sì. Ti hanno dato più onorificenza? Il Doc Italy, come ambasciatore per la provincia di Agrigento. E l'altra riconoscenza molto importante è stato l'ambasciatore del gusto, consegnatami a Trento. Senti, il tuo primo ricordo da bambino legato alla macelleria qual è? Un ceppo di Teflon inutilizzato che mio padre imballato metteva sotto ai miei piedi perché non arrivava a disossare il coscio e quindi mi serviva da sgabello. Quanti anni avevi? 12. Si trovano macellai oggi in giro in Italia? È un lavoro che la gente vuole fare? No, non lo vogliono fare. Perché? Perché è un lavoro sacrificato, perché è un lavoro pesante e perché c'è stato un vuoto tra la generazione di mio padre e la nostra. Magari genitori, coetanei dei miei genitori, volevano che i figli studiassero e non facessero il mestiere del padre, e quindi di conseguenza pochi siamo stati a seguire le orme, anche pur aver studiato, pochi a seguire le orme dei genitori. Ci fai fare un giro alla tua macelleria? Certo. Visto che stiamo a casa tua. Iniziamo da qua. Padre mio, proteggici dai vegani. Sempre. Quello sempre. Sempre. Noi siamo alla periferia di Canicattì, dove siamo? Sì, siamo alla periferia. Periferia di Canicattì. Sì. Uno entra, dice salve, buongiorno, e è molto carina, curata. Cioè, c'è la carne, ci sono i formaggi, ci sono le uova. Però il meglio c'è c'è un inconfondibile, diciamo, riferimento alla Sicilia. Però prendimi un prodotto che ti rappresenta, dai. Ti seguo? Senza di lui io non posso fare lo zingaro. Esatto, in giro per il mondo. In giro per il mondo. Avrà anche un nome e un cognome il signore? Sì, il mio socio è Paolo Farrugio, oltre se no c'è mio fratello adottivo perché è sposato con la mia sorellina. Quello che mi rappresenta, la mia Sicilia, un pistolone di vacca Cinisara. Ma Cinisara, ragazzi, è la razza autoctona di qua? Solo due razze autoctone abbiamo. Noi abbiamo la Cinisara e abbiamo la Modicana. Perfetto. E tu le lavori? E questa è quella che ci rappresenta in pieno. Ma e no, poi no, c'è no. La cella delle meraviglie. La cella delle meraviglie dove sta? E qui dove c'hai la roba di alto livello? Sì, qua teniamo tutto ciò che è griglia. Ah, okay. C'è scritto pure chi sono, di chi è? Sì, sì, è roba tua. Se le va a segnare, sono mie. Tutto molto bello. Ciao Marella, grazie. E che stiamo dissossando? Un reale per fare spezzato. Un buon dissossatore. Sì. E quanta in percentuale, quanta carne ti fa risparmiare? In percentuale sono normale siamo intorno al 3-4%. Che in un animale di 5 quintali incide un bel po'. E se questo animale lo moltiplichi per un anno, gli animali sono tanti po', che fanno un animale intero. Scusa, quanto avrebbe sta carne? Ha fatto il compleanno ieri l'altro. E quanti anni ha compiuto? Tre. Tre anni? Tre anni. Trai, di frollatura. Tre anni di frollatura, vediamo. No, con il metodo giardina, giusto? Sì. No, è pancetta di maiale con marinatura basilico. Di che carne parliamo? Questa qua era un incrocio di Holstein, sì, con una pezzata rossa. Ehi. Diciamo che... Ehi ragazzi, guarda che bel colore. Penso che l'esperimento sia riuscito.
Decisamente. Buon compleanno, bambola. Decisamente, direi. Però aspetta, questa adesso. Oh, che bella, guarda qui, fai vedere la parte, fai vedere il tappo. Ragazzi, se la frullatura è fatta bene, il tappo esterno sarà così e sarà bruttino oggettivamente da vedere, ma se è fatta con mestiere, guarda un po' come diventa. Ok, anche qui ci sta. E è andato un po'. Va bene così? Eccolo! Ma che colore pazzesco, grande maestro. Onore a voi. Ragazzi, il video termina qui. Ovviamente non sono sufficienti 11 minuti per descrivervi e raccontarvi Gianni Giardina. 11 minuti sono necessari a malapena per presentarvelo, perché lui è una grande persona, un grande macellaio, un grande uomo. Se lo volete andare a trovare, vi aspetta a Canichetti. Altrimenti, se lo volete seguire sui social, vi lascio qui il suo profilo Instagram. Personalmente credo che se in Italia ci fossero più Gianni Giardina, beh, il nostro sarebbe un paese sicuramente migliore. Fatemi sapere, amici di Bracemi Ancora, se questo video vi è piaciuto, se volete altre storie simili. Un abbraccio e che la brace sia con voi!